Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Questo è Giù il Blocco, stagione 3, episodio 4. Oggi è il momento che tutti aspettavate. Andiamo ad aprire questi carter dopo 10 anni. Vediamo in che condizioni sono messe, vediamo i lavori che ha fatto il meccanico a cui ho fatto fare i lavori esattamente 10 anni fa, quando veramente non avevo la minima idea di come funzionasse un CAO. Quindi andiamo a vedere i problemi dei carter, cosa si può fare per risolverli e soprattutto, come avete visto, andremo anche a stuccare quel microforo che c'è sull'aspirazione. Andiamo ad unboxare il DR nuovo, raga, siamo arrivati a molti mi piace. Non avevo assolutamente voglia di montare tutto con un cilindro rigato e quindi forse è stata la cosa giusta così, anche perché sono meno di 100 euro per un gruppo termico e dovrebbe durare molto. E5. Bene, perfetto, eccoci qui col carterino smontato e abbiamo anche l'albero. Ci vediamo dopo, raga. Bene ragazzi, cambio garage, questo non l'avete mai visto e sono qui a casa di Marco. Ciao. Come ci siamo conosciuti non interessa a nessuno, è meglio così, robe lavorative, teniamole al di fuori dei video. Comunque, lui è Marco, appassionato di CAO da moltissimi anni. Dimmi l'anno in cui per la prima volta hai messo la mano su un CAO. 2004. 2004, 10 anni prima che iniziassi a guidare il CAO. Quindi oggi cosa siamo qui a fare? Aprire un DR. Ti piace il DR? Sì, abbastanza. E allora andiamo a farlo volare, ragazzi. Tra l'altro, come avete visto, abbiamo anche iniziato a collaborare su Instagram. La pagina è Barry Sport Moped. Ve la lascio qua a destra, a sinistra c'è la mia pagina di CAO. Dai, andate subito a seguirlo che vedete i lavori. Anche perché lì alla mia sinistra c'è un nuovo CAO che è andato a prendere intanto a e si è fatto una giornata solo per prendere il ciao, quindi meglio che andate perché ci sarà un bel po' di roba da vedere nei prossimi settimane, mesi e quello che è, insomma. Questo qui è il nuovo gruppo termico 65 DR. Cilindro, eccolo qui, mettiamo qua da parte, pistone con fasce elastiche e lì abbiamo una guarnizione di carta e fantastico adesivino DR Racing Parts. Sembra direttamente dagli anni 70 questo adesivo come estetica. Ed è così che appena tiri fuori un cilindro dalla confezione te lo guardi, perché ovviamente hai appena speso soldi, vuoi che vada tutto bene. Così non è stato e adesso vediamo il perché. Vi lascio qui le foto di come mi è arrivato proprio appena aperto dalla scatola. A camera spenta abbiamo provato un attimo a migliorare l'unghiata. Ci sono dei problemi. Quell'unghiata lì alla vostra destra, come vedete, ha della ghisa che non dovrebbe esserci. Lì non c'è un bello scivolo liscio, ma c'è proprio della ghisa che è restata lì in più. Abbiamo fatto un interasse in morsa, fissato due prigionieri. Proviamo a fare qualcosina per togliere la ghisa lì che è rimasta in più. Cioè, diciamo che adesso è come dovrebbe essere uscito, vabbè, lascia stare che così la Sì, sono bavetta lì. un po' più sotto, però Vittorio. Si vede un po' di differenza perché dobbiamo ancora spianare bene con un'altra fresetta un po' più tonda. Abbiamo praticamente ricreato l'unghiata come dovrebbe essere. Praticamente adesso è tutta aperta, qui non c'è più nessun impedimento e come dovrebbe essere uscito, diciamo, dalla fabbrica. Abbiamo anche un attimo smussato qui lo scarico. Il cilindro lo lasciamo così. Allora, adesso andiamo a segnarci i travasi che dobbiamo raccordare bene a quelli presenti sul cilindro. Guardate quanto diversi sono. Con un'altra fresa però. Oh yes. Va dentro un po'. E dopo pian piano si scava. E così. Ok. Adesso un porto che cerco. Come spazio va bene così. Sì, e adesso bisogna andare in giù. Adesso.
Ma un po' più in su. Un po', ma pure, lì era accordo pure qua. Questo qua? Impegnate sempre un po' di più, ragazzi. Vedete se c'è più la cosa. Ancora, ancora. Allora, i Carter li abbiamo finiti, messi da parte, dopo a casa li lavo bene con la benzina. 10 anni fa è stato anticipato quest'albero e adesso vi mostriamo anche come. Allora, come vedete, questo qui è un albero originale ed è fatto in questo modo. Questo è il mio albero, è stato leggermente anticipato, si poteva anticipare di più. Adesso rifiniamo un po' di più, cerchiamo di tirarlo più dritto che possiamo. I cuscinetti, l'estrattore mi arriva fra un paio di giorni, verrà tutto cambiato ragazzi, non preoccupatevi. Per non farci mancare niente abbiamo anche riportato sui Carter le unghiate che sono presenti nel cilindro, come vedete qui in blu. Abbiamo scavato la guarnizione in modo da crearle anche lì e poi niente, siamo andati a scavare col Dremel anche quelle per non farci mancare proprio niente. Magari porterà 0,1 cavalli, ma neanche meno, e intanto abbiamo provato a fare anche questa robetta qui, poi vedremo come andrà. Come vedete qui, lo scivolino fatto sul Carter si vede chiaramente la differenza. Qui invece abbiamo stuccato il forellino che era presente nella valvola di aspirazione, cioè nel condotto di aspirazione, e la pasta l'ho presa su eBay, è stucco bicomponente. Abbiamo mischiato per un po', è venuta fuori questa pallina verde e l'abbiamo applicata all'interno del condotto di aspirazione. Abbiamo il cushion, il lavaggio, stiamo lavando così. Ciao a tutti. Verdelest 110. Perché deve avere 1, 2 rasamenti parolio e fammi un consulente fare su un taglio lì. Non forzarlo, prova a lasciarlo vedere. Hai messo il rasamento? Sì. Ok. Merda. Salvemi. Ti l'albero. Merda. Salvemi che sto qua le basta. È uscito. Interessante. Eccolo, bravo! Il primo si è punto storto. Con l'albero ci siamo e adesso aspettiamo un attimo che si raffreddi. Scaldiamo il carterone, mettiamo albero nel carterone, poi scaldiamo il carterino e chiudiamo. Qui il signorino qui presente è camera, ha poca fiducia. Barry Sport Moped. Perfetto. Chiedasi in carta. Carta canta. Te capivo come. Voglia che. Ma se dritta sia a parco. Non fa più quando c'è una volta, guarda qua. Adesso mettiamo su delle viti in inox by Barry Sport Moped, ragazzi, seguite su Instagram, mi raccomando. Non fissiamo ancora le viti, cioè non le tiriamo a coppie giuste perché i carter sono ancora caldi. Se tu alzi la biella e mettiamo quelli dentro lì, non cambia da avere l'asco ma girare liberamente. Sì, perfetto, se è il banco che ha problemi. Ok. Qui si liquidifica. Freccia verso lo scarico. A posto. Guarda qua. Oh sì, ecco io.
È dentro. Boh, tiro via la carta. Ricordiamo sempre di lubrificare cilindro e tutto quanto quello che deve essere lubrificato, fasce, sede delle fasce. Ah, poi ci siamo, una è entrata, no? No. Eccole. Fermo. Tutto a posto, niente in ordine. Che bestia. Deve salvo le fasi queste, massa basso, vaga roba. Sì. Che io mi metto su io qua. Ho scommesso tipo 0,8, 7, 7. Perché era troppo, faceva troppo spessore. Non andava dentro con l'altro. Le due induttanze che sono perché i coglioni ne ho guardate, tra l'altro. Boh. Niente forte, ma adesso ti do un termine di quei proprio se sinceremo. Voliano ragazzo. No, ma come più lì da 8 sto dato chi? Sei il fieto dell'albero che è una ok. Tutto il comparatore. No, questa è una roba figa, cazzo. Gradi. Buoni? Ma che buoni? Devo fare tutto, no? Buoni, Dio. 110, 115, 25, quindi siamo a 23 gradi. Bene raga, io direi che per il video possiamo fermarci qui. Alla fine il blocco è stato chiuso. Abbiamo regolato le puntine alla fine a circa 23 gradi, quindi ottimo. Spero che questo episodio vi sia veramente piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram per restare aggiornati. La settimana prossima avrei piacere di far uscire il video dei vostri mezzi e invece la settimana dopo finalmente è il momento della prima accensione del ciao. Quindi raga, noi ci vediamo la settimana prossima, ovviamente grazie di aver visto il video. E niente raga, scusate questa interruzione, ma in realtà non avevo più video e ci siamo subito messi a buttare su, si spengono anche le luci, ci siamo subito messi a buttare sul blocco, sul ciao dopo. Vedrete raga, io non dico niente.